Potenziamento del sistema di vigilanza con droni e incremento delle fototrappole sono questi i pilastri del progetto sperimentale della Regione Puglia per contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti su strade ad alta percorrenza turistica e valenza paesaggistica. Il progetto, che ha una dotazione finanziaria di 500.000 euro e che sarà gestito dal Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, nasce dalla collaborazione attiva con i cittadini e prende forma dalle segnalazioni che, specialmente durante la stagione estiva, sono arrivate da parte di turisti e amministratori locali riguardo l'abbandono di rifiuti lungo le strade. Tra gli obiettivi principali della strategia regionale contro il fenomeno c'è quello dunque di rafforzare il presidio territoriale e la dotazione strumentale per il controllo e monitoraggio degli abbandoni dei rifiuti, favorire l'utilizzo e il potenziamento dei servizi utili al conferimento dei rifiuti stessi da parte dei cittadini e sensibilizzarli agendo sui comportamenti individuali e collettivi, migliorando così il senso di appartenenza al territorio e promuovendo la partecipazione attiva nella cura dei beni e degli spazi comuni. Messo in campo già da un anno una strategia contro gli abbandoni. Veramente adesso facciamo sul serio perché il fenomeno sta diventando un fenomeno oramai non più tollerabile. Le zone, quindi le strade di particolare interesse paesaggistico e turistico saranno presidiate dalla vigilanza ambientale con servizi anche notturni. Si aggiungerà ovviamente a quella che viene già condotta dalle forze dell'ordine. Noi ringraziamo le forze dell'ordine per il prezioso lavoro che svolgono sul nostro territorio. Mi abbiamo voluto rafforzare questo lavoro. La Puglia deve essere pulita per i pugliesi e per coloro che verranno a visitarla. Quindi questo. E poi a seguire quello che noi ormai da tempo facciamo, quello di dare un supporto ai comuni per la pulizia straordinaria delle campagne, delle spiagge. Quindi anche lì parte un bando con la distribuzione di 2 milioni di euro per sconfiggere anche quest'altra parte, quindi per la pulizia straordinaria. Le cause sono diverse, perché abbiamo fatto proprio un tavolo di approfondimento anche con il CNR, quindi il fenomeno è complesso, quindi le cause sono diverse. In ogni caso una parte di verità c'è in quello che lei dice, quindi è legato anche all'avvio in molti comuni della raccolta differenziata e quindi alla tendenza probabilmente a voler eludere il pagamento, diciamo così, anche della Tari. Ma anche questo deve essere combattuto con un rafforzamento anche dei servizi territoriali, dei centri di raccolta. Questo per esempio soprattutto nelle località marine, ecco perché la collaborazione noi avvieremo, stamattina mi sono sentita anche con la presidente di ANCI Puglia, avvieremo un tavolo che sarà un tavolo permanente con i comuni.